soldato 1937, 8-3. Mi chiamo Gabriele Rodolfo, sono un gran comunista e eccomi qui. Voglio ricordare la mia storia da ragazzino. Io ero figlio di un contadino e facevamo il pieno per le bestie, mio padre, i miei fratelli e qualche operaio facevamo il pieno per l'inverno per le bestie. Mentre che caricavamo questi carri, che non sapevamo perché dice che la guerra era lontana, che stava giù a Nettuno, da quelle parti era lontana, noi siamo andati via verso le 11 dalla pianura, a mezzogiorno sono arrivati gli aerei, hanno cominciato a bombardare sto ponte, che se noi ancora stavamo lì, eravamo morti tutta la famiglia, tutti, perché hanno buttato tante di quelle bombe. E tutto prendevano fuori che il ponte che dovevano prendere, non l'hanno mai preso. Poi sono ritornati, però sempre c'erano solo i militi fascisti che stanno sulla ferrovia e tutti i fascisti erano, i tedeschi ancora non c'erano. Dopo di quel bombardamento che hanno fatto, dopo parecchio, mica tanto, ma insomma non mi ricordo, sono arrivati i tedeschi. Ma prima dei tedeschi c'erano gli squadristi fascisti che comandavano. E noi eravamo schiavi di questi fascisti, perché andiamo, doveva passare lì, volevano andare a marciare, da ragazzini. Mio padre voleva portarlo a marciare e un fascista gli ha dato due schiaffi a mio padre in mezzo alla piazza. E dopo quello che comandava questi fascisti gli ha detto no, Caprioli no, perché c'ha dei figli giovani, c'ha tutto sto capitale, papà, marciare c'è nato. Però se non stai sotto al fascismo tedesco. E poi c'erano due signori, Sor Clemente e il colonnello Doschi, io mi ricordo sto Doschi, così, Sor Clemente che era un ebreo, e ci dava la mano a tutti, parlava con questi fascisti, per mantenere buono il paese con questi fascisti, perché erano tutti fascisti del paese, dei dintorni, capito, dei Filacciano, del Zoro, insomma tutti fascisti. E dopo quei poracci, prima che arrivassero i tedeschi, sono stati caricati dentro una botte di quelle del vino, messa dentro a un carro, sto Toschi, col colonnello Toschi e Sor Clemente, l'hanno messa dentro a sta botte e mio fratello l'ha portata in mezzo alla campagna, al bosco, perché i fascisti andavano cercando questi due signori. Ma poi i fascisti quello che hanno fatto, andavano per i contadini. Questo è successo a Torino di Berina, tutti Filacciano, Torina, Nazzano, erano tutti un gruppo di fascisti che comandavano loro e dopo dovevi stare quello che dicevano loro, venivano per casa e ti prendevano la roba e tu dovevi stare zitto. E oggi sono tutti bravi, prima no, prima comandavano loro, ci te levano i polli, te levano la bacchi, te levano la carne, te levano tutto. Tanto perché erano bravi fascisti. Sono andato insieme con i partigiani, sono andato su queste colline di Nazzano, di Torrina, hanno fatto le buche con i paletti, hanno fatto i buchi con i paletti e io gli levavo la terra dentro con le mani. E poi fatti questi buchi, tutti questi buchi, hanno messo i muncolotti di candele accese per non buttare i paracadutisti. Poi se si sono sbagliati, quello che hanno fatto non si sa, i paracadutisti già lo buttare più, ero ragazzino, non mi ricordo queste cose. Ti dico, quando io, anche che ero giovane partigiano, ma ero giovane, i partigiani era mio padre, poi nome che non conosco, c'è stato Tassi era un altro partigiano, c'era un certo Daurini, poi chi si ricorda, erano tanti, c'era gente di Filacciano, era un gruppo, ma un gruppo non era il gruppo per quello che stanno in montagne, erano quelli che qui al paese cercarono di combattere questi fascisti. E poi che è successo? Sono arrivati questi tedeschi, hanno preso tutto il comando è Ville, tutti i tedeschi erano, c'erano quattro comandi e tutta gente, pure quelli che non erano fascisti, o scappavano, perché sennò i fascisti con i tedeschi te piavano, te gonfiavano, te purgavano con l'olio bruciato,
con l'olio di ricine. C'era un certo Zeffirino del Bufalo, era un capotreno delle ferrovie. Quello era un vecchio socialista. E quello l'hanno preso due fascisti che dovevano arrestarlo. Quello era un uomo molto robusto, forte. Gli ha menato tutti e due e dovevano andare per bosco per 2 anni. Dal 44 al 45 in bosco. E quella è la vita che ha fatto quello lì. Ma non solo quello, anche l'altro. È un altro Giulio dei Forcori, de Filacciano, ha perso un occhio per lottare contro i fascisti. Poi tanti nomi che non mi ricordo perché ero ragazzino, sono cose che rimangono impresse, però certo. Poi dopo che hanno fatto la ritirata, e il ponte tutti gli americani non gli hanno fatto a prenderlo. Dopo che sono arrivati i tedeschi, che hanno fatto la ritirata, hanno minato il ponte e l'hanno buttato giù. Hanno buttato giù una gambata del ponte che era un ponte fatto tutto in acciaio, in ferro, e hanno buttato giù una gambata. E i tedeschi si sono ritirati. Poi, ritirandoli i tedeschi, hanno cominciato a sparare verso Lazzano, cannonate, qui a Lazzano sono arrivate due, ne sono arrivate a Lazzano, e hanno ammazzato una ragazza che si chiama Lonella, 16 anni, bella mora, hanno ferito il fratello e hanno ammazzato un suo mano e hanno sbracato la casa. I tedeschi quando hanno fatto la ritirata, questa casa qui, l'hanno sbracata tutta. Questa ragazza che portava, è andata a prendersi il suo mano per portarla a beverare, che abitava lì con questa casa, che è arrivata questa cannonata, Stallonella di Stefano, ha preso il suo mano per portarla a beverare. E lui, lei col fratellino che si chiama Ottavio di Stefano, è arrivata alla cannonata e l'ha ammazzato, ha ammazzato questa ragazza di Stefano, Leonella, e il fratello Ottavio è rimasto ferito. E questa storia e poi un'altra bomba è cascata in Lazzano, sempre di fascisti, dei tedeschi, tipo via. A noi ci hanno preso la bacchi, i tedeschi, i fascisti, ci hanno preso le pecore, ci hanno preso le vitelle per ammazzare. Tutti i bravi fascisti sono stati al paese mio, anche paesani che si sono venuti a levarci a roba a noi, i contadini. Eppure dovevi bozzare, che facevi? Sidoro, per te conto, Sidoro è un altro partigiano, ai tempi di Zeffirino, sono arrivati due di Roma di Tormanancio e gli hanno detto volevano la bandiera del Partito Comunista. Allora sì, quelli ha detto vogliamo la bandiera del Partito Comunista. Dice perché? Dice perché io sono Armando di Tormanancio. E Sitore ha detto io sono Sitore di Torita e di Togniente, gli ha venuto a tutte e due. Hai capito? Molto vero, eh? Queste sono cose che mi sono rimaste impresse, che ve le ricordo, tante cose, poi chi se le ricorda tutte, però certamente che i fascisti da queste zone hanno fatto i sciacchi. Poi c'era che abitavamo in campagna, noi facciamo delle bestie, e questo signor Sor Clemente col colonnello ci hanno mandato due persone e stanno insieme con noi a pecorari, parlare vacche, pecore. Però uno parlava inglese e questi due signori sono stati sempre con noi in mezzo alla macchia per un paio di mesi. Poi dopo i tedeschi, ed uno è andato a casa sua, sono spariti. Ma non so se erano inglesi, se erano americani, questo non lo so. Però stanno lì con noi, vivono con noi. E a notte, il giorno andava a fare pecore per far vedere che erano due operai. E invece erano quelli lì. Però io ero il casino, quello che mi ricordo, che poi parlavano tra loro, poi facevano i segnali, ma tutto lì, di più non lo so. Perché noi facciamo da qui, partivamo, quando sono la briglia io, ero un bambino, facciamo le transumanze, noi siamo partiti da Fiano Romano e siamo andati a aprire a Lettorno, non c'era più niente, era tutto spianato con le pecore. Abbiamo fatto tutto lungo Tevere, tutto fino a Briglia, giorno e notte. Si fermava il giorno e la notte camminavamo. Abbiamo fatto le vite tutte, in montagna, con le pecore, in giro, si ribolava. Le strade erano rotte, si passava a lungo perché trovava i ponti rotti, erano rotti, si camminava. Come il ponte di Torino era spallato, doveva passare con la barca. C'era un barcone, si passava con il barcone, pecore, passare 2.000 pecore con barcone, quanto tempo ci voleva? Una giornata.
il ponte di Torino di Berina l'ha ricostruito Capobianchi Vincenzo, era un grandissimo carpentiere, ferraiolo, era un anarchico, ma era un artista, e ha rifatto tre ponti, quello di Torino di Berina, quello di Ponte Sfondato in ferrovia e quello di Ponte del Ghillo che va a Monte Rotondo. E allora cominciamo a passare bene con le pecore che facevamo a transumanza, a vendere a montagna, sopra i Rieti, perché prima con i barconi, per passare 3.000 pecore ci volevano 2 giorni. E invece con i ponti, ecco, dopo fatto questi ponti, abbiamo ripreso un po' di vita a vivere. A me mamma è il mestiere lui. Oh. Io ho lavorato sempre con Vincenzo da ragazzino, poi quando avevo 13-14 anni ho lavorato con lui e facevo l'aiutante, come ferraiolo, come carpentiere, muratura, e mi sono imparato il mestiere con lui. Oggi mi sono invecchiato, ma mi sono imparato il mestiere, e eccomi qui. Il povero Vincenzo era un grandissimo anarchico. Lui, quando c'era votazione, si votava, lui sempre, o c'era votazione, sempre il canofano rosso su, sul coso della giacca, del gilet, quello che portava. Era avvelenato, era proprio lui contro i fascisti. Ce ne volevano tanti come quello contro i fascisti, ce ne volevano minimo 100 a Torino. A te come si sbagliano quei fascisti? Ma erano pochi, quelli più cattivi erano Sidoro, sto Capobianchi, quelli erano quelli che hanno lottato col fascismo, perché non c'erano paura, hai capito? E adesso tutti quanti c'erano paura. Quando che sono arrivati i tedeschi, pure quelli che erano che non c'entravano niente, alzano la mano i fascisti, che c'erano paura, e se no te burgavano. Quel Zeffirino del Bufalo, che era un grandissimo socialista di quei tempi, quello ha fatto la guerra con Gramsci. Quello che mi ricordava, siccome lui era sindaco, io gli andavo a fare la spesa a casa e mi ricordava tutte queste storie, perché lui era anziano, io ero giovane. E mi ricordava queste storie della guerra che ha fatto con Gramsci, quello che ha passato in guerra, poi è andato in macchina, è stato 2 anni fa macchina, Morino, e non c'era manco da mangiare. È vecchio sindaco nostro, è morto da sindaco, era comunista sfegatato, ha menato a 2 fascisti e è scappato, no? È scappato e ha menato, l'ha conviato e poi scappato. Oh, era un uomo, 2 anni, 3 anni così, ti dava uno schiaffo e l'ammazzava. C'era uno che mi ricordo bene che si chiamava Virgilio Capobianchi, che pensa che ha fatto anche la guerra mondiale, poi ha fatto questa guerra qui, la seconda. E era un vecchio partigiano, pure quello ha combattuto tanto per gli italiani contro i fascisti. Però gente che è morta, poverini, ci stanno tanti che combattevano i tempi su quei tempi. Quando hanno bombardato il ponte, uno spezzone di bomba che è cascato vicino al cimitero, che lei abitava vicino, è arrivato sto spezzone e ha ammazzato la moglie d'Alessio e la figlia Rina è rimasta invalida con braccio. È la prima volta che hanno bombardato il ponte di Torino di Brina. Quello è quello che hanno bombardato il ponte. Una bomba che è cascata sul vicino Torino e ha ammazzato la moglie di sto Ascenzio. Portava la figlia in braccio e la figlia è rimasta, è una maestra, Rina si chiama. Gli è rimasta il braccio così, Rina l'ha conosciuta? No. Ed è l'età mia, è rimasta col braccio così. Stava la madre su cui ha preso la bomba, che è cascata vicino a Torino, proprio sotto al cimitero. Quella scappata a casa, mi sa che è stata una bomba, un pezzo, uno spezzone di bomba. Io, come giovane comunista, a 13 anni, avevo la tessera del Partito Comunista, che me l'ha fatta il compare Tassi, che era lui il segretario del partito, e avevo su 19-20 anni, ho lavorato dentro le botteghe oscure. Poi dalle botteghe oscure sono le vie di Frentani, preparavamo manifesti, quadri per manifesti e attaccavo. Sapete quante volte ho fatto la notte, ho fatto a botte con i giovani fascisti? Noi mettevamo manifesti e loro ci coprivano. E noi botte con i fascisti. Io ho perso la Venezia e ho riscosso bene. All'università ho riscosso bene. Stavo dai volantini, all'università ci sono venuto addosso 100 persone. Ah, via, se mi ricordo. Andavo annunciando un comizio da Mendola. Vabbè, per fare Piazza Tuscolo, all'angolo, ci hanno ribaltato il 1100 i fascisti. Davvero? Come giriamo sta curva, famo la curva che giriamo, di qua stavo annunciando il comizio da Mendola, ci hanno preso il 1100,
ci hanno ribaltato, dopo che ci hanno ribaltato il 1100, hanno preso pure un po' di carci. Non potevi fare niente perché erano 100 persone, che facevi? Questo è quello che stanno fai i fascisti. State bene? E perché il fascismo era cascato, cioè questa è la nazionale democrazia iniziale, e ognuno cercava di fare l'interesse del partito suo. Ecco, allora noi del Partito Comunista abbiamo deciso di essere i primi a invadere il comune. Al maresciallo. Chi eravate? Quanti eravate? Noi dentro ci siamo andati in 7-8, ma fuori ce n'erano un'altra 20 o 30. Da poi ci eravamo. Abbiamo detto al maresciallo non ti muovi, perché noi non fa l'invasione del comune, tutto ci vuole che si trovano e basta. No, no, io, ma fai che non ti muovi, perché Dio ce ne guardi, te bruciamo vivo dopo, a tutti quanti, siamo poca caserma. E allora siamo andati a fare l'invasione del comune. Abbiamo preso tutto il cielo male, come commissario preventizio, via. Finché che siamo arrivati poi alle elezioni, quando c'era da fare le elezioni per legge, e noi del Partito Comunista abbiamo votato il fratello, pure il capolista. Loro hanno portato un altro, ognuno arrivava con due partiti e abbiamo vinto noi, con due cielo male. Il primo, il grandissimo lombatore pescatore del te. Che te va? Raccontami un po' da quando sono nato, perché c'avevo mio padre, mi deportava perché ero pescava pure eso. Dopo io c'era un certo ex del capotreno che faceva, era una pensione. Io si era fatto a barca, c'era la barca qui, andava a pesca con lui, poi dopo mi mise a fare degli attrezzi per pescare, pescare un sacco di roba. All'ultimo. Questa barca che ha fatto lui, eh? All'ultimo ero fatto una grossa, non so se dice, una rete per pescare, no? Di cotone, insomma, di 90 metri quadri. Una rete di 90 metri quadri. Andavo a pescare in 4 ore sempre. Ma qui a Castel Giubileo, il posto che viene qua giù lì, qui a Castel Giubileo c'è un pezzo che viene là, dei castelli da parte di Giubileo. E un giorno ne pescai qua, non so quanti quintali, dove si rimanda via a casa qui, uno che abita qui vicino, che si chiama Gambraccio, perché mi portava sempre a prezzo. E allora abbiamo qualcuno, qualche macchina o qualche mezzo e un po' di balli di roba.